Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare per primo il senatore Arrigoni. Prego. Grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Ci troviamo davanti all'ennesima fiducia posta dal Governo Gentiloni, in continuità con le tante, troppe fiducie poste dal Governo Renzi, tanto da essere diventata un'arrogante prassi consolidata. Il decreto è costituito da 67 articoli completamente eterogenei. Si passa dal trasporto agli enti territoriali, dalla finanza pubblica a quella locale. Si passa dal credito al lavoro, dallo sport con il golf, dal gioco d'azzardo alle ulteriori misure per il terremoto del centro Italia, dove si registra un pauroso ritardo con le macerie ancora da rimuovere e le casette assegnate con sorteggio. Fa specie che il relatore e alcuni colleghi della maggioranza abbiano parlato del provvedimento in toni trionfalistici, di manovra complessa e importante a cui è affidato il compito di sviluppare la crescita del Paese. Non ci dovevamo trovare in questa situazione, anche perché quando c'è una manovra correttiva ci sono soprattutto tagli ed un inasprimento della pressione fiscale, perché è evidente che i soldi da qualche parte si devono trovare. E i cittadini devono sapere che variamo questa manovrina, obbligato dalla UE, certo, ma per il fatto che la legge di bilancio 2017, dal chiaro profilo elettorale referendario voluto da Renzi, si scostava nettamente dagli obiettivi di indebitamento di medio termine. Renzi, insomma, ha cercato di finanziare le misure pro domo sua e del Partito Democratico, scaricando tutto sul debito pubblico, peraltro fallendo clamorosamente, come è successo in quasi tutte le sue riforme che ha varato, la Delrio, la Buona Scuola, il Salvabanche, l'Italicum e in ultimo appunto la riforma costituzionale. L'entità della manovra è pari allo 0,2% del PIL, cioè 3,1 miliardi che abbiamo letto sono rappresentati da ben 2,8 miliardi di maggiori entrate e da 0,3 miliardi di tagli alle spese. Si vanno a recuperare i soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese, dunque colpendo l'economia reale e la gravissima situazione economico-sociale che ormai nel Paese vige da troppo tempo. Lo fate tagliando i servizi, lo fate estendendo lo split payment, creando ulteriori problemi di liquidità alle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione e che stanno ancora aspettando i pagamenti promessi da Renzi. Lo fate tagliando gli investimenti, lo fate con ulteriore taglio agli enti locali, lo fate aumentando le accise sui tabacchi e sul prelievo erariale unico sui giochi, di cui peraltro diminuite il payout, cioè la percentuale di vincita. Lo fate in tanti altri modi, sino ad arrivare alla cifra di 3 miliardi e 100 milioni richiesti dall'Europa. In questo contesto è grave che il Governo abbia comunque trovato 15 milioni di euro per superare criticità igienico-sanitarie e sanare insediamenti illegali di stranieri residenti sul nostro territorio, molto probabilmente campi Rom. Una grave discriminazione questa nei confronti delle centinaia di migliaia di famiglie italiane che, non per colpa loro, abitano in quartieri dove mancano totalmente fogne o qualsiasi opera infrastrutturale e di urbanizzazione per rendere degna la propria abitazione. Anche in questo caso emblematico avete confermato la vostra politica, che è tutt'altro che basata su rigore e legalità. In questo Paese, conosciuto negativamente al mondo per la sua tolleranza e per il buonismo imperante, possono starci comodamente i delinquenti, gli irregolari, gli immigrati clandestini e le cose irregolari. Tanto arrivate voi a sanare tutto. Altro che rimpatri, una protezione umanitaria non la negate quasi mai. Così come non negate uno svuota carceri, così come una sanatoria o condono di insediamenti abusivi. Dopo la sciagurata riforma Delrio sulle province, con la quale non solo avete privato del voto i cittadini, ma soprattutto ridotto in povertà questi enti e dunque annullato i servizi sul territorio, date quest'anno 110 milioni alle province appunto per l'espletamento delle funzioni fondamentali. Sono briciole rispetto alle necessità, come ha dichiarato il presidente dell'UPI. Ne prolungate solo l'agonia, visto che sono sulla soglia del default.
ma è interessante sapere dove prendete parte di questi soldi, dal taglio alle regioni per le risorse sul trasporto pubblico locale. È una vergogna. Lo ripeto ancora, andate dicendo che con questa manovra si rilancerà l'economia. Per favore, non prendete in giro gli italiani. Di fatto il debito continua a salire e lo segnalo dal febbraio 2014, cioè da quando si è insediato il governo Renzi ad oggi, è salito il debito pubblico di 150 miliardi. Di fatto la pressione fiscale continua a rimanere alle stelle. Di fatto con questa manovra non ridurrete il numero di cittadini in povertà assoluta, che oggi tocca quasi 7,2 milioni di persone. Di fatto con questa manovra non invertirete il drammatico trend del tasso di denatalità, il più basso di Europa. Di fatto con questa manovra, soffocando l'autonomia, limitate gli enti locali, impedendo loro di fare investimenti, anche a quei comuni virtuosi che godono dell'avanzo di bilancio, e quindi impedite di promuovere sui territori la crescita. È inutile che Gentiloni si lanci nello spazio dopo le correzioni in rialzo del PIL fatte dal Fondo Monetario Internazionale. Diciamolo agli italiani le cose come stanno, vale a dire che in una congiuntura economica favorevole l'Italia è terz'ultima per crescita tra i 28 paesi dell'Unione Europea. E poi, cosa gravissima che sta mantenendo in apprensione le imprese, non disinnescate le clausole di salvaguardia firmate dal Partito Democratico, che dal 1 gennaio, se non si troveranno 15 miliardi, faranno aumentare l'IVA e le accise sui carburanti. Rinviate ancora tutto, non avendo più un euro, perché avete sostanzialmente svuotato qualsiasi fondo del bilancio dello Stato. Sui voucher, avete sfruttato la manovrina anche per porre rimedio al pasticcio dei voucher che avete eliminato con decreto per evitare il referendum e dunque evitare di prendere un altro schiaffone dagli italiani come quello che avete preso lo scorso 4 dicembre, quando è stata bocciata la pessima riforma costituzionale. Dimostrando di essere politicanti, avete però assunto una decisione irresponsabile, lasciando dalla sera alla mattina famiglie, piccole e medie imprese totalmente allo sbando rispetto ad una programmazione la loro che avevano fatto, e avete pure lasciato i lavoratori occasionali senza guadagno. La reintroduzione dei nuovi voucher va sicuramente incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle famiglie, e come Lega l'abbiamo sostenuta, però lo avete fatto male. La misura è insufficiente come al solito, ne date la possibilità di utilizzo a pochissimi, certificando la totale inaffidabilità di un governo, di una maggioranza che, ancora una volta, pensano di poter risolvere con un decreto di mancette quelle che sono le reali esigenze del nostro Paese, peraltro innescando un problema politico al vostro interno. E vedremo se MDP voterà la fiducia oppure si assenterà, dunque dovendo digerire i voucher dopo aver minacciato degli sfracelli. Mi avvio alle conclusioni dicendo che avete imposto nuovi tagli e sacrifici al Paese, eppure 3,1 miliardi, lo sottolineo, rappresentano i 2/3 dei costi che sosteniamo per gestire in modo pessimo, scellerato e sciagurato l'immigrazione, in gran parte clandestina. Quest'anno spendiamo 4,7 miliardi, non lo diciamo noi della Lega, lo dice il ministro Padoan. Era qui che bisognava risparmiare, facendo cessare il business, troppo spesso illegale, dell'accoglienza. È una follia spendere 4,7 miliardi per tenere nel sistema di accoglienza l'80% di persone, prevalentemente giovanotti, in buona salute, tra i 18 e i 34 anni, che non scappano da guerre e persecuzioni, e per un tempo medio li manteniamo che supera i 2 anni. L'immigrazione è totalmente fuori controllo, che non solo non rintracciate e non rimpatriate gli irregolari, lasciandoli scorazzare nel territorio italiano in preda alla criminalità e ai fenomeni comprovati di radicalizzazione,
ma addirittura, vista la continua saturazione dei centri di accoglienza straordinaria e dei centri SPRAR che si stanno proliferando ma con problemi enormi sociali e di sicurezza, da un po' di tempo a questa parte arrivate il Ministero dell'Interno ad escludere subito dal sistema di accoglienza, buttandoli fuori, coloro che ottengono lo status di rifugiato, cioè coloro che scappano da guerra, perché in strutture, appartamenti ed alberghi continuate ad accogliere nuovi clandestini e ad assisterli per anni. Questa è una follia, questa è una vergogna. Rispetto a questa politica totalmente inadeguata alle necessità dei cittadini, diremo no al provvedimento. I cittadini meritano di essere governati e subito da ben altre forze politiche, che hanno sicuramente molto più a cuore l'interesse comune degli italiani e non l'interesse del mondo intero, delle lobbies, dei poteri forti o della propria poltrona oppure del proprio potere personale o quello del partito, legasi il Partito Democratico. È per questo che abbiamo, così come se lo augurano gli italiani, dobbiamo andare presto al voto in modo tale che i cittadini possano scegliere finalmente, dopo troppi anni, il proprio governo. Ho terminato.